rendo conto che è un cantiere aperto, cioè non è qualcosa che è definito, ma che si costruisce. Ma De Gennaro, la comunità che cos'è? È come una tisana, se la riscaldi la trovi calda, se non la riscaldi la trovi fredda. Dare Dio al fratello, ricevere Dio dal fratello. La comunità è un luogo da inventare ogni giorno. Claudio. La comunità è una sfida, come diceva, ma è anche bello. È anche un compito. La Spagnola, che è sparati la comunità? Un appoggio costante. Persone che si sforzano a vivere il Vangelo e basta. E nella tua esperienza che cos'è la comunità? È quella, è cercare di essere un criterio preciso, essere se stessi e ancora una volta realizzare la parola di Dio. Anche questo. Bisogna fare più. La comunità è il luogo dove si vive il comandamento nuovo dell'amore scambievole, per poterlo poi condividere con i fratelli e le sorelle di fuori. È la Trinità. Hai capito com'è la storia? Quindi, però, quella è una comunità perfetta. Noi, la nostra la comunità invece umana ha sempre bisogno di che ognuno vinca se stesso e si metta sempre al posto in cui si è messo Gesù Cristo. Quindi la comunità è Gesù Cristo, perché o c'è sta lui o c'è sta nessuno. E poi vabbè, diciamo, se è un po' di fortuna è una bella famiglia. E tu ce l'hai avuta questa fortuna? Siamo in questo. È bella, la comunità è la mia vita. Che cos'è per te la comunità? Per me la comunità è il luogo della mia salvezza, senza la comunità sono perduto. La comunità è per me anche il luogo della guarigione, perché è il luogo dell'accoglienza, è il luogo dove ci si allena, diciamo, nel Vangelo, nell'amore, nella pazienza e nella misericordia, e perciò diventa anche luogo in cui il Signore può parlare al cuore di altri. Ma la comunità è un segno. È un segno di vita, un segno che la nostra fede è vera e sincera, è il luogo dell'esperienza con Cristo.